Ciao ragazzi, come state? Ci siamo qua in un nuovissimo video. Allora oggi siamo qua per farvi un effetto molto molto figo. Intanto vi faccio vedere questo orologio che è veramente una cosa eccezionale. A parte gli scherzi, prima bevo. A parte gli scherzi, qua ho un effetto da portarvi molto 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 figo. Quindi niente, iniziamo subito, mettete un bel like se vi piace questo effetto e scrivete nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, quindi iniziamo e spostiamoci al tavolo. Alla fine io sono già sul tavolo, quindi non ha avuto senso questa frase. Allora, per questo effetto io andrò a usare questo mazzo Bicycle, normalissimo Bicycle Rider Back, però con una cosa un po' diversa. Infatti questa scatolina ha due angeletti rossi invece di essere bianchi. E invece qua ho un mazzo assolutamente standard con tutti angioletti, con tutti gli angioletti bianchi, quindi standard. Ok, mazzo anche assolutamente standard. Ok, e ora andiamo a mescolare, tipo così. Faccio vedere che sto veramente mescolando. Così. Perfetto. Per appunto farvi vedere che il mazzo non è preordinato. Ora andiamo a prendere una carta assolutamente a caso. Può essere casualissima. Prendiamo tipo questa. Cinque di denari. Quindi andiamo a prendere così il 5 di denari, assolutamente normale. Noi potevamo scegliere assolutamente qualsiasi carta, infatti tutte le carte sono diverse, ma abbiamo scelto esattamente il 5. Vado a mettere il 5 per esempio più o meno qua, così, circa in mezzo al mazzo. Andiamo a prendere l'anima della scatolina, l'anima dei due angioletti rossi, così. Non so se riuscite a vedere, naturalmente non vedete perché sono invisibili. Allora, vado a prenderli e a metterli nella nostra carta, quindi nel 5 di denari. Sarebbe impossibile, no? Andiamo a vedere. L'unica carta con gli angioletti rossi esattamente 5 di denari. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bel like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel commento e ditemi cosa ne pensate appunto di questo effetto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.